Nella vita, ragazzi, tutto corre. Cioè, voi in questo momento state vivendo un momento della vostra vita, il 99,9% di voi, che un giorno invidierete. Direte, madonna, quanto vorrei tornare a quel tempo. Anche se in questo momento c'hai dei problemi, dici, madonna, sono così perché c'ho la scuola, le veri, che palle. Un giorno invidierai pensando a quello che stai vivendo adesso. Quindi goditi ogni momento. Ho fatto tutta questa intro filosofica in realtà perché siamo su Scribble Nauts Unlimited. E questo è uno dei momenti in questione. In realtà non sono passati così tanti anni. Avevo già fatto un altro episodio di Scribble Nauts, sempre per ricordare i vecchi tempi, no? E mi andava di riricordarli. Oggi sono un po' qua nostalgico e gioco a Scribble Nauts. Voglio fare un episodio su Scribble Nauts. Siamo nella metaforesta. Non mi ricordo neanche più. Oddio, perché volo? Ah, volo perché probabilmente mi ero scritto volo tra le features. Va bene, ragazzi, per chi non lo sapesse, Scribble Nauts Unlimited è uno dei primissimi giochi che ho portato sul canale, appunto. Ti permetteva di fare un sacco di robe, perché in questo gioco tu puoi scrivere e quelle cose che tu scrivi succedono veramente. Quindi io adesso vado nelle rovine di Ellissi, che non l'ho cagata di striscio, e proviamo a vedere se riesco a fare qualcosa. Salve! Tu puoi scrivere qualsiasi cosa, anche Favij. E lui ti fa uscire le robe, capito? Quindi questo è un gioco veramente magico, bellissimo. Perché che è successo qua? C'è sta un... Salve! Aspetta che sta... Cos'è? C'è una sfida. Scribble Quest. Un leggendario viaggio. Va bene! Che bello! Tutte cosine che non avevo ancora fatto. Oddio, sono un cavaliere. Prepara gli avventurieri per una ricerca epica. Dai al guerriero un'arma. Va bene! Sonaglio! Combatti! Ai guerrieri, tutti i guerrieri. Ok, a te ti do una pentola. Bravissimo! E all'altro gli do un retino. Bene. Madonna come li sto armando, il signore degli anelli, bro. Ok. E poi una canna da pesca. Ok, questo qua è tipo un Death Note, quello che ho, che mi permette di scrivere oggetti. Qualsiasi cosa mi viene in mente io la posso creare e dare alla gente. Cioè, questo è un concept di gioco pazzesco, se ci pensate. Però vabbè. No, non penso che io debba dargli veramente delle vere armi. No! Eppure andava bene anche col sonaglio. Ma porca vacca. Al brigante piace stare fuori dalla mischia. Dagli un'arma che possa usare dalla distanza. Va bene. Ah, già andava bene, aspetta. La pentola, a posto, a posto. La pentola andava bene. Lo stregone è un maestro di magia. Dagli un'arma che gli permette di sfruttare i suoi poteri magici. Il retino. A posto, bene. La guaritrice ha un ruolo di supporto. Dalle qualcosa per guarire gli altri membri del gruppo. Siringa, che gliela infila nel ciapetta la gente, vai. Eccolo. Ragazzi, ditemi se Scribble... con la pentola vai ad affrontare il drago. Ditemi se non era il gioco migliore della storia, proprio, in generale. Cioè, dai, madonna, ma che gioco incredibile. Combatti, corretino! Bravo! Fuoco! Cura, 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 cura la gente con la siringa, cura! Oh mio Dio! È una siringa di quelle che tiri, è tipo una cerbottana. Sì, è la madonna con lanciarazzi. Va bene! Era la mia seconda scelta dargli un lanciarazzi, effettivamente, a tutti. C'è una spada gigante! La voglio io! Fatemela prendere, che mi sa di spada fortissima. Tanto ho preso una Starite. Le Starite sono le cose che puoi prendere quando finisci le missioni in Scribble Nauts. E non era così facile prenderle. Si vede che non ho perso il mio tatto. Ecco, continua. Mi ero messo anche la super velocità, che non sono cheat. Semplicemente scrivi blocco appunti, aggiungi aggettivo, volante veloce, infatti. Puzzolente. Ah, vedi che sto... Lascio gli aloni verdi. Va bene, salve. Aiutami a trovare le ossa di cristallo del re Ellissi. Va bene. Io ci ho provato. No, ho sbagliato. Vabbè, fa niente. Va bene, eccola. L'ho trovata. Aiuto. Non riesco a schivare questi dardi impazziti. Aspetta, muro. Ecco qua. Ah, hai visto? T'ho protetto io. Devo prendere un attimo questo perché devo darlo allo zio di là. Arrivo, Tieni. A lei. Consegna. A posto. Sono usciti gli altri due, va bene. Ok. Ah, ma c'è ancora qualcosa di qua. Ah, Freddie Mercury, ecco appunto. Ah no, le cascate di anafora le avevo fatte. Però vabbè. Cioè, Freddy, non sento i raggi del sole vicino al fiume. Ci crea qualcosa per farmi abbronzare. Crema solare, ma che ne so. Ah, l'avevo già fatta. L'avevo già fatta 7 anni fa quando ho fatto il primo video di Scribble. Però non aveva funzionato. Che ne so. Per farti abbronzare. Allora, specchio. Così ti riflettono i raggi addosso. Eccolo. In 7 anni sono diventato. Voi non l'avete visto perché era sotto la mia webcam, ma è letteralmente esploso Freddie Mercury. E adesso io sto beatamente prendendo il sole come se niente fosse, ma è esploso Freddie Mercury. Ok, Damigella morto. E vivo. Viva.
A posto! Bellissimo! Come faccio a sbocciare io l'amore? Nessuno! Mamma mia, ci sono voluti 7 anni per ricongiungervi, eh? Bellissimo. Cos'è sta roba qua? Stai, trasforma un uomo d'affari in un pescatore. Ma certo! Che ci vuole? Quest'uomo sogna di essere un pescatore. Per prima cosa vestilo in modo appropriato. Ok. Allora, cappello di paglia. Questo serve perché... Non ho mai capito il motivo. Però questo serve per pescare, ok? Meraviglioso. No! Ma gli ho messo il cappello di paglia, ma scusa! Ma allora! Ma decido io cosa devi fare o no? Poi deve prendere del pesce, ok? Dagli un oggetto per tirarlo su. Arpionte, ho scritto. Arpiontec. No! Pesca! Volevi facile la canna da pesca? No, l'arpione. I pesci non abboccano, metti qualcosa che li attiri nell'acqua. Squalo. Ecco qua. No, no! Mamma mia, come sei bravo! La madonna! E ora di catturare il pesce alla corbalena. Ad avere un sapore variegato. Ho capito, cosa vuoi da me? Farfalla. Farfalla morta. No? Mi piace mangiare cibo colorato. Ippoglosso cromatografico grande. Madonna. E cosa devo fare qua? Lo prendo con la mano. Monta addirittura. Ma spiegami. Toh. Prendi. Prendimi. Adoro mangiare cose colorate e lucenti. Ah, arcobaleno. Commestibile. Ecco qua. Magna dell'arcobaleno commestibile. Bravo. Torta al cioccolato. Va bene. Toh. Magnatela. Magnate sta torta. E finché era l'arcobaleno non andava bene. Adesso sì, ma scusami. Boh, mo che deve pescare? Una balena. Eccolo. Cattura uno squalo di cioccolato, dagli la cena. Ok, uno squalo di cioccolato la cena. Quindi mi immagino che sia un uomo di cioccolato. Uomo di cioccolato. No, magnatelo. Perfetto. Gli ho dato una cena incredibile. Boh, sei stato veramente bravo, zio. Sono un fenomeno, ma cioè, bellissimo. Signori, Scribblenauts, la potenza di sto gioco è allucinante. Però vabbè. Insegna a pescare un uomo. Va bene, ma io nella mia vita ho fatto anche di meglio. Comunque, 56 starite. Sono contentissimo. Questi si sono innamorati. Non sanno cosa. Non sanno proprio come intrattenersi dal parlare. Questi due, comunque. Ogni scimmia ha un hobby. Crea un amico che abbia gusti simili per ogni scimmia. Quindi devo trovare chitarrista. Toh. C'era Freddie Mercury di sopra, volendo potevo prendere lui, però ti direi Merlino. Marlin. Marlin Garrix. Non ti piace? Semplicemente, mago illusionista. Oh, un illusionista. Ah, vedi, è più Harry Potter lui che Harry Potter stesso. Beh, comunque il poster l'ha messo, eh. Questa scimmia esperta di computer piace di videogame. Crea qualcuno... Favi J! Bellissimo! Ha funzionato, vabbè! Siamo entrati nell'internet. Bellissimo. Come facevo a sapere che mi piacciono i videogiochi? Questa scimmia ha anche un cappello da gallo. Crea un amico per la scimmia. Da gallo? Ah, un Maxwell. Che sarebbe il protagonista. Marcello. Marcello, what is it? Questa era l'ultima starite prima di finire il gioco, me la ricordo. Dai a ogni persona un modo per scendere i pendii. Questa l'avevo fatta. Questa l'avevo fatta, ma è stata l'ultima cosa che ho fatto nell'ultimo episodio, me lo ricordo. Dagli qualcosa della sua terra, un igloo. Top. Bellissimo. Va bene, è tutto normale a casa mia. Calcare qualcosa di mistico. Drago alato a 3 teste. Se lo fa veramente. Acre, arete, arete. Di drago. Eccolo qua. Non ho creato niente di quello che volevo creare, ma va bene. Questo è uno zombie. Cervello. Tieni. Scendi con quello. Beh, però vedo che i cervelli comunque in qualche modo ti fanno slittare, è bellissimo. Starite, ma io l'avevo presa questa qua. Mi ricordo che era l'ultima che ho preso nell'ultimo episodio. Come mai non c'è? Un po' strano, però vabbè, l'ho fatta. 58, ne mancano 2 e ne sblocco 60 per vedere cosa c'è in quell'area, ragazzi. Però ve lo vediamo poi nel prossimo episodio. Se volete, ovviamente, se non volete fa niente. Però è stato bellissimo riprovare a giocare a Scribblenauts, ragazzi. È veramente un gioco incredibile. Però qua vedi, dice 60. Che cosa succede a 60? Magari mi sblocca un mondo nuovo. Sarebbe fighissimo. Signori, come al solito, se il video è piaciuto lasciate un commento e un mi piace. Iscrivetevi al canale, fatemi sapere se volete il prossimo episodio di Scribblenauts. Fatemelo capire anche dai like che mettete a questo video. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi.